cari dall'inizio del nuovo anno, soprattutto in tema di trasporti, si cercano misure alternative. Ma in realtà l'abbonamento a 20 euro all'anno è una misura a favore della mobilità sostenibile. La nostra idea da anni è quella di spostare una parte della mobilità dal mezzo privato al mezzo collettivo, al trasporto collettivo, per ridurre la congestione stradale, soprattutto per ridurre l'inquinamento. È uno degli elementi, credo, fondamentali per una città per contrastare i cambiamenti climatici. Lo facciamo da anni con dei fondi europei, attraverso l'acquisto delle biciclette, attraverso gli incentivi alla mobilità casa scuola, casa lavoro, anche pagando i 20 centesimi a chilometro per gli spostamenti in bicicletta da casa al luogo di lavoro. Adesso abbiamo introdotto questa novità che si aggiunge alla gratuità che abbiamo sempre dato nelle alcune fasce orarie agli over 65. Adesso lavoriamo per cercare di migliorare le condizioni di vita della nostra comunità. Poi è un'iniziativa che fa bene anche alle tasche dei cittadini, visto i rincari che ci sono in questi mesi, a partire dal costo del carburante che è aumentato a dismisura in questi giorni, dai primi giorni dell'anno. È esteso anche ai non residenti? Sono delle valutazioni che stiamo facendo in queste ore, molto probabilmente anche per loro, e stiamo per introdurre una piattaforma che ci permetterà poi di capire anche quelli che sono gli spostamenti più importanti, per cercare di ottimizzare il servizio su quelle che sono le linee a forte domanda di mobilità. Da quando sarà operativo? Nel prossimo giorno, entro la fine del mese. Comporterà anche un aumento dei mezzi che circoleranno? Per ora non lo possiamo fare, avremo un rinnovo dei mezzi, di tutti i mezzi di trasporto dell'AMTAP, perché abbiamo ottenuto un finanziamento che ci permetterà di acquistare circa 150 autobus nuovi, tutti elettrici, così come sta accadendo negli altri capoluoghi delle città metropolitane con i fondi del PNRR. Per aumentare la frequenza di passaggio c'è bisogno di finanziamenti dello Stato attraverso le regioni. Come sappiamo, in alcune regioni del sud scontiamo la spesa storica, e quindi nella città di Bari otteniamo un finanziamento per 10 milioni di chilometri. Firenze e Bologna, che hanno lo stesso numero di abitanti e la stessa estensione territoriale di Bari, sviluppano rispettivamente 19 milioni di chilometri e 21 milioni di chilometri, perché ricevono dallo Stato tramite le loro regioni un finanziamento doppio. Queste risorse che stiamo utilizzando a favore della mobilità non potevano essere utilizzate per incrementare l'efficienza del servizio di trasporto, perché sono fondi europei che servono a incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico. Lo stiamo facendo con gli autobus adesso, ma nei prossimi giorni comunicheremo altre iniziative a favore dell'utilizzo delle biciclette, dei monopattini, la micromobilità elettrica, gli incentivi all'acquisto nuovamente delle biciclette, che è diventata una misura stabile annuale, l'incentivo agli spostamenti casa lavoro, casa scuola. C'è un pacchetto complessivo di iniziative che saranno finanziate con 9 milioni di euro del PON Metro.